Ciao a tutti ragazzi, qui il vostro Archive, siamo qui in questo commentary. Oggi sono qui per parlarvi delle weekly update che proprio ieri sera la Bungie ha rilasciato, dove un pochino hanno parlato dei prossimi cambiamenti che ci saranno per il mese di febbraio. Infatti hanno detto che ci sarà un update, ci saranno anche dei miglioramenti e dei cambiamenti di cui però non hanno ancora parlato. Hanno però accennato altre piccole cose di cui oggi voglio parlare. Non è molto ampio, devo dire, come weekly update, alla fine non c'è tantissima roba, però comunque qualcosa di interessante c'è e andiamolo a vedere. Finalmente annunciano il nuovo evento che si chiama Crimson Days, che è fatto un pochino per il San Valentino di Sangue, che è diciamo una festa molto sentita in America, da noi un pochino, ovviamente San Valentino sì, ma non il San Valentino di Sangue. Sarà un evento delle proporzioni di quello di Halloween, perciò la festa delle anime perdute, quindi ci possono essere, penso, delle quest, comunque da qualche NPC della torre, ci saranno sicuramente dei nuovi balli e qualche nuovo oggetto particolare. Per Halloween c'erano le maschere qua. Bisogna vedere cosa metteranno. Spero che sia un evento abbastanza concentrato, anche perché è soltanto una settimana, invece che per Halloween fosse due, e invece gli Astori, le gare con gli Astori erano 3 settimane. Perciò sarà un pochino più concentrato. Speriamo che ci siano del loot, diciamo, che possa tenerci occupati tutta questa settimana, perché comunque alla fine settimana è un po' pochino, comunque, per metterci diverse cose. Perciò spero magari non esagerino, che tipo ci danno una settimana e mettono un botto di roba, mentre nelle altre 20 avevamo tipo 2 o 3 settimane e c'era poca roba alla fine. Questo evento durerà una settimana e inizierà il 9 febbraio, perciò si concluderà il 16 febbraio. Insieme al weekly update, come ho detto prima, ci saranno appunto dei cambiamenti e dei miglioramenti, per non si sa ancora cosa precisamente, aggiungeranno anche una nuova modalità, che è una 2v2 nel crogiolo chiamata Crimson Doubles. Non si capisce molto bene cosa intende la descrizione perché è un pochino vaga, però dice che ci sarà un nuovo tipo di gameplay con una nuova meccanica. E c'è scritto servirà un dancing partner, che penso intenda comunque un compagno di ballo, nel senso una persona fissa con cui giocare questa modalità, perciò sia, penso sia qualcosa simile piuttosto alla quest Fear a Friend, quindi dobbiamo segnarci un compagno e con lui giocare questo 2v2. Detto che otterremo dei regali, del loot specifico per questa modalità, giocando appunto in coppia. È un pochino appunto per San Valentino, ovvero giocare in due come una coppia unica, però è abbastanza interessante perché dovremo probabilmente sceglierci un nostro compagno o fisso, o comunque magari ogni volta cambiandolo, otterremo cose diverse. Inoltre hanno annunciato il prossimo stendardo di ferro, inizierà il 26 gennaio e si concluderà il 2 febbraio. Inizierà come al solito alle 7 di sera e lo faranno concludere invece alle 9 di sera, a quanto pare hanno deciso di mettere un orario un pochino migliore perché solitamente si concludeva appunto con il reset settimanale mentre iniziava appunto alle 7 di sera, perciò era un pochino strano come orario, era un pochino sistemato. Questa volta la modalità di gioco è frattura, il che mi sembra un po' strano perché se già comunque su controllo si fa fatica a non vincere senza team, qua sarà proprio impossibile. E si continuerà a droppare fino a 3,20 come è stato per lo scorso stendardo. E hanno fatto vedere cosa si potrà droppare. Perciò abbiamo il fusione, il ricognizione, queste armature che penso siano nuove, sono le stesse. Non gioco stendardo da parecchio, quindi non mi ricordo neanche le armature perché a me sinceramente non piacciono. Ci sono anche delle armature esclusive PlayStation che non sono male, sono un po' carine, però comunque a me sinceramente non interessa. Vedete anche l'elenco di quali oggetti si droppano a che rank. Perciò alcune cose si possono comprare da Lord Saladin. E altre cose si possono anche droppare, le stesse cose che si comprano si possono comunque droppare, quindi se dovete droppare ad esempio a 3,20 non dovete infonderci sopra, sperate nelle partite. Io ho trovato uno spettro a 3,20 durante lo scorso standard, quindi sono stato anche parecchio fortunato. Inoltre hanno finalmente chiarito il concetto dello skill matchmaking. Soprattutto in questo periodo molta gente, soprattutto su Reddit o anche nei forum, aveva notato questo nuovo cambiamento nel matchmaking, ovvero si trovava sempre più o meno gente del proprio livello. Nel senso si trovava gente comunque piuttosto simile alla propria bravura, anche un po' simile in Grimonio, anche se non vuol dire molto, però ogni tanto può essere un metro di paragone decente. E hanno sì finalmente chiarito che hanno inserito una specie di skill matchmaking, e hanno deciso di non dircelo subito per avere, diciamo, del feedback da parte della community proprio diretto, senza che nessuno sapesse appunto di questo skill matchmaking. Comunque, molti se ne erano accorti, io stesso che ci gioco poco un pochino me ne ero accorto, si trova così sempre gente che si giocava un pochino come me, o comunque anche magari più bravi. E hanno dato anche qualche motivazione, ovvero che vogliono comunque ottenere un matchmaking migliore, non so quanto possa essere una perfetta idea. E detto che hanno un loro sistema matematico per calcolare la nostra skill. Potrà essere vero, potrà non essere vero. Come sistema di matchmaking potrebbe funzionare se fatto abbastanza bene. Bisogna vedere in futuro come decideranno di utilizzare il feedback della community per cambiare qualcosa nel matchmaking stesso. Infine hanno parlato di risolvere qualche piccolo problema, tra cui le quest dell'armaiolo, la quest di Shaxx, che è buggata anche per me, infatti mi sta facendo incazzare, e qualche errore che c'è, qualche errore di connessione su PlayStation e robe così, comunque soliti errori minori che comunque la Bungie cerca di risolvere il più presto possibile.
Beh ragazzi, questo era tutto quello che c'era in questo weekly update. Come ho detto, non era molto intenso, però c'erano un po' di informazioni, anche perché si è stati senza informazioni per circa un mese, se non sbaglio dal 23 dicembre, quindi qualcosa devono comunque dirci. Speriamo in questo nuovo evento che sia buono, ci sia qualcosa da fare, speriamo anche nell'update di febbraio che possa contenere qualcosa che ci riporti un pochino a giocare a Destiny. Perché non so voi, ma soprattutto nell'ultimo periodo non c'è molta roba da fare, perciò speriamo in qualcosa di sostanzioso. Beh ragazzi, invito come al solito a dirmi che cosa ne pensate di questo weekly update, cosa vi aspettate da questo nuovo evento. Invito anche come al solito a lasciare un mi piace, un commentino, a iscrivervi al canale. E noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio, Ala.